avanti, però non si avanti, solo gioco dovrebbe stare, e adesso è Sora che viene avanti. Le squadre non sembrano accontentarsi di questo pareggio che in questo finale sta cercando di tenere alta la concentrazione. Adesso c'è un fallo composto dal numero 6, esattamente Colangone, sulla giocatura esattamente a Preda, il direttore di gara che è il signor Fica di Roma 1, sta parlando con entrambi i giocatori. Tra le proteste del pubblico di casa, questa scorrettezza di un giocatore del Pro Cisterna, si riprenderà quindi con questo calcio di punizione per Pro Cisterna che andrà a battere il numero 2 De Luca. Ancora qualche istante per questo calcio di punizione per la formazione pontina, punizione subito battuta, adesso pallone in mezzo per il numero 6 Colangione, attenzione al Pro Cisterna che prova a venire avanti in questo rush finale. Vediamo il signor Fica quanto farà recuperare in questa partita. Comunque, attenzione, una mano non vista da un giocatore avversario del Sora, e ci sono le proteste dei giocatori dei cisternesi, e c'è l'ammonizione, va per il numero 20 del Pro Cisterna, esattamente sul cartellino giallo va a Torri, giocatore entrato da pochi minuti sul terreno di gioco. Torri quindi finisce sulla pagella dei castigi, ammonito Torri, si recupererà probabilmente parecchio, tante le interruzioni in questo secondo tempo da parte del signor Fica. In sottofondo si sentono comunque un po' arrabbiati i tifosi cisternesi verso la direzione arbitrale, che a mio avviso è stata abbastanza buona, una partita comunque così importante da queste parti tra Pro Cisterna e Sora. Rimesso da fondo per Lombardo, ancora qualche istante, la battuta dell'estremo difensore capitano del Sora classe 2000 che sente il pallone numero 10 esattamente Silva, sì, giocato un gioco, riprende il Pro Cisterna con Scacchetti, anticipato Gianmarco Scacchetti, non diventò l'avversario, però l'ultimo tocco è proprio del cisternese, quindi si riprenderà con una rimessa da fondo per il Sora. Siamo giunti adesso al 90esimo, vediamo il direttore di gara quando recupererà, non sembra ancora intenzionato per parlare con il quarto uomo per vedere l'entità del recupero per questa comunque partita importante tra queste due formazioni che sono state costruite per fare un campionato comunque diverso dalle aspettative di questa stagione. Il Cisterna che viene a due vittorie consecutive, il Sora anche, con questo pareggio non muoverebbero molto la propria classifica. Ancora il direttore di gara va a parlare verbalmente con Bartolo, adesso sulla rimessa laterale per il Sora battuta da Cappellari, ancora il Sora che viene avanti adesso con il numero 20 esattamente Di Stefano, che viene comunque contattato per un pallo, quindi calcio di punizione per Sora che chiude in avanti questa partita. Calcio di punizione per Sora, siamo già oltre il 90esimo, caro Paolo e amici radioascoltatori. Vedremo quando si recupererà ancora qui al Righetti di Latina. Calcio di punizione per il Sora, andrà la battuta il numero 10 Silva Dorosario. Ancora qualche istante per questo calcio di punizione per la formazione bianconera. Silva Dorosario è pronto alla battuta, siamo circa a 30-35 metri dalla porta difesa da Mastempi, portiere Pontino. Ancora si perde ancora un po' di tempo, calcio di punizione che sembra un'antologia, calcio di punizione battuto in questo momento, raso terra addirittura che prova a servire il numero 20 Di Stefano, troppo lungo il pallone, quindi si riprenderà con la rimessa da fondo. Dimmi Paolo se posso andare fino al finale. Vai vai, puoi continuare. Ecco, rimessa da fondo per il Sora, per Mastempi, scusate. Ancora si sta giocando qui in un manto erboso veramente inguardabile, poteva essere sicuramente un altro spettacolo su un altro campo questa importante partita. Pallone adesso addirittura in tribuna, c'è una rimessa laterale per il Sora che con le armi e orgoglio sta volando bene avanti, probabilmente il pareggio
va meglio al Sora che sta giocando fuori casa, due formazioni che comunque non si sono rese molto pericolose da entrambi i portieri, sono stati quasi inoperosi, sia Maltempi che Lombardo in questa partita, che si aspettava sicuramente di più da queste due formazioni importanti del nostro calcio razziale. Rimessa laterale per il Sora, andrà battuta adesso Marotta, pallone sui piedi adesso di Silva De Rosario, Rosario che fa segno di Stefano, il numero 20 del Sora, contestato gioco, e finisce in questo momento dopo 4 minuti di recupero l'atteso confronto qui al Righetti di Latina. Procisterna 0, Sora 0, dopo due vittorie consecutive per entrambe le formazioni, un punto a testa, non muovono molto la classifica entrambe le formazioni, il Sora ha l'obiettivo di salvarsi, con questo punto sicuramente fa morale, dal Procisterna si aspettava probabilmente qualcosa in più, quel salto di qualità in più per la formazione di campagna, e vedremo domenica prossima se entrambe le formazioni continueranno a fare il loro cammino per i rispettivi campionati. Il Procisterna ha l'obiettivo di un campionato tranquillo, sicuramente con un'eventuale vittoria oggi avrebbe alzato un po' la propria asticella, i propri obiettivi stagionali, che poteva andare a ridosso dei playoff, però sicuramente il campo ha fatto il campo condizionato veramente dalla pioggia, ha fatto da padrone. Quindi per questa domenica è tutto, caro Paolo, ci sentiamo più tardi per Latina Cassino. Buona domenica a tutti, agli amici degli ascoltatori, da Righetti Latina. Grazie a Maglio Vignola, in questi 7 minuti del tuo intervento è successo praticamente di tutto, perché la V3 Roma Team si è portata in vantaggio sul Centro Sportivo Primavera, la Corneto è passata in vantaggio sulla Cinzia al 92esimo minuto, ha segnato Monteforte, ma attenzione perché da Ostiense arrivano notizie sul pareggio del Campus Eur sull'insieme Osogna, e quindi noi andiamo subito a sentire Alessandro Natali e poi Bruno Bellucci per ascoltare quello che hanno da dire sui gol che al momento stanno decidendo sia la gara tra Campus Eur e Insieme Osogna, sia la sfida di promozione tra Centro Sportivo Primavera e V3 Roma Team. Vai Alessandro. Sì, 3-3 del Campus Eur nei confronti dell'Insieme Osogna, è stato Gentili a segnare sugli sviluppi di un calcio d'angolo, si è ripetuto il numero 4 in maglia nera qualche istante fa, ma il direttore di gara credo abbia annullato il gol, vediamo un po' se l'ha dato, vediamo un po' su, probabilmente c'è stata secondo il terno arbitrale una posizione irregolare, infatti si riprende con il calcio di punizione in favore dell'Insieme Usonia, sarebbe il quarto pareggio consecutivo per la formazione di Sasa Amato, che vede ridurre da 4 a 2 i punti di vantaggio nei confronti del Gaeta, momento di flessione, di un po' di crisi della capolista del girone B di Eccellenza. Attenzione, il gran tiro da parte di Martorelli con la palla che teme lontano dai pali di D'Angelo. Finisce qui la partita, finisce 3-3 tra Campus Eur e Insieme Ausonia. Riscatto parziale, ovviamente un'ottima prestazione, soprattutto nella ripresa da parte della formazione del presidente Aprile. Invece l'Insieme a Usonia, per l'Insieme a Usonia, il quarto pareggio consecutivo e dimezzato il vantaggio nei confronti del Gaeta da 4 a 2 punti. È tutto per il momento lì nello studio. Grazie ad Alessandro Natali. 3-3 importante del Campus Eur sull'Insieme Osogna, perché con il terzo pareggio consecutivo l'Insieme Osogna va a 37, il Gaeta a 35, 2 punti, quindi 7 punti recuperati in 5 partite dal Gaeta sull'Insieme Osogna, e quindi discorso primo posto che nel girone B di Eccellenza si riapre. Non si riapre invece nel girone C di promozione, noi andiamo subito da Bruno Bellucci perché è arrivato l'1-0 della V3 Roma Team, e quindi andiamo a sentire il gol di Barani, dovrebbe essere stato il marcatore che all'85esimo ha messo in rete per la V3 Roma Team, sarebbe la 14esima vittoria consecutiva per la capolista del girone C, ora a più 6 in attesa della gara del Terracina contro la Polisportiva De Rossi, un Centro Sportivo Primavera che aveva resistito, era stata in 10 fin dal primo tempo, sembra essere caduta proprio nel finale. Vediamo se appunto la gara è terminata oppure c'è qualche minuto ancora da giocare, non ci risponde Bruno Bellucci, quindi riproviamo
riproviamo a chiamarlo perché è stato veramente un gol importante quello che ci ha segnalato in privato. Ancora qualche secondo di attesa, proviamo a richiamarlo Bruno, vediamo se può dirci qualcosa in più. Attualmente la notizia certa è che la V3 Roma Team è in vantaggio sul Centro Sportivo Primavera, all'85esimo il gol di Barani. Allora, niente da fare, al momento non è disponibile Bruno, quindi io direi di sentire Vincenzo Genga per il commento di Tivoli Boreale. Gara finita 4-0, chiamiamo Vincenzo Genga e poi proviamo a ricontattare Bruno Bellucci a questo punto per il commento finale su Centro Sportivo Primavera V3 Roma Team. Ancora qualche momento di pausa, eccolo qui. Vai Vincenzo. Sì, eccomi di nuovo dallo stadio Lindo Galli per il commento finale dopo il che è terminata l'incontro tra Tivoli e Boreale d'Onorione con la vittoria schiacciante della squadra di Mister Liberati per 4-0. Un dominio incontrastato da parte della Tivoli dal primo all'ultimo minuto. Ricordiamo ancora con la doppietta di tornatore il gol della Guardia e del subentrato Proietti. Tra l'altro c'è da sottolineare una cosa proprio riguardo della Guardia, che a quattro minuti dalla fine, all'86esimo, è stato espulso per fallo da ultimo uomo per una trattenuta, per una strattonata su Ricci che stava andando da solo verso la porta difesa da Siccardi. Ma nulla di proprio preoccupante per la Tivoli, che oramai aveva già chiuso il risultato da alcuni minuti. L'unica occasione per la Boreale d'Onorione appunto nel finale è stata a 2 minuti dalla fine con una punizione di Ippoliti bloccata da una grandissima parata di Siccardi. Quindi la Tivoli con il mister Liberti che si presenta alla grande davanti al pubblico di casa con una appunto schiacciante vittoria per 4-0. La Tivoli sale a quota 37, ritornando a meno 3 dal Real Monterotondo Scalo e andando anche seconda in solitaria in attesa del Monte Spaccato che giocherà questo pomeriggio. Credo che adesso sia il momento di ridarvi definitivamente la linea allo studio, quindi Tivoli 4, Boreale d'Onorione 0. A voi. Grazie a Vincenzo Genga, lo salutiamo, gli diamo appuntamento per la prossima settimana. Noi riproviamo a sentire Bruno Bellucci, veramente ci manca solo lui per il commento finale, mentre stanno arrivando i risultati finali delle altre gare in programma oggi. Tra poco daremo tutto, vediamo se Bruno Bellucci può risponderci in questo momento per dare la notizia della vittoria a questo punto della V3 Roma Team. Ancora qualche secondo di attesa, eccolo qui, vai Bruno. E dunque un finale a sorpresa, abbiamo aspettato fino alla fine di ricevere, abbiamo mandato dei messaggi. Il risultato finale vede la squadra prima in classifica, la Roma V3, vincente per 2-0. Due gol che sono maturati entrambi nel finale ed entrambi ad opera dell'entrato, del subentrato Barani, che al 40esimo ha approfittato di una dormita in difesa colpendo di testa un pallone che ai più sembrava terminasse la sua corsa fuori dai pari, che invece beffardamente si incassava alle spalle del colpevole, a mio modo di vedere, Raucci. Poi in recupero, 5 minuti concessi dal direttore di gara, arrivava anche il raddoppio e dunque team Roma W3 che è andata a ghermire questi 3 punti, diciamo che forse non sono del tutto meritati. Probabilmente il risultato giusto sarebbe stato lo 0-0, ma è stato tutto condizionato, ripetiamo, da quella espulsione maturata al 17esimo del primo tempo ad opera del direttore di gara nei confronti di D'Amico. Insomma, la squadra di casa ha giocato generosamente a retto fino quasi al termine, poi nel finale è stata beffata. Dunque 2-0 per la squadra ospite, doppietta di Barani e linea che può tornare allo studio. Grazie a Bruno Bellucci, abbiamo finito i collegamenti per oggi e quindi io direi di andare a dare gli ultimi gol che sono arrivati in redazione. Casalbarriera Arce 2-1, vi vedevamo il marcatore dell'Arce, è stato Gallo al minuto 90. Montemario Luis 0-4, al 23esimo De Vincenzi, al 60esimo Vilmercati, all'85esimo Gerini, al 90esimo ancora Vilmercati. Poi nel girone B è finale
tra Nomentum e Settebagni 2-3, finale anche tra Passo Corese e Riano, con il Passo Corese che al 92esimo